Prima di tutto un piacere, un onore veramente. Non è scontato, però in quasi 5 anni di conversione, trovare uomini di Dio che rilasciano i giovani così semplicemente è qualcosa da apprezzare e ne sono onorata veramente. Quando Corrado mi ha chiesto di condividere qualcosa, e ho iniziato a pregare e chiedere a Dio cosa potervi rilasciare. E lo Spirito Santo mi ha portato alla mente un periodo della mia vita. Ed era un periodo molto difficile, dove così duro che non riuscivo a pregare, non riuscivo a stare con Dio, non riuscivo a parlare con Lui. Però un giorno ho detto: va bene, ok, Signore. Io voglio stare qui semplicemente alla tua presenza. E in quell'istante lo Spirito Santo ha iniziato a parlarmi, a consolarmi, a dirmi: tranquilla, io lo so perché l'ho provato. E quelle parole hanno colpito il mio cuore perché ho detto: come può Dio dirmi io so perché ho provato? Questo ha proprio ancora oggi sconvolge la mia vita quando ve lo dico perché può essere scontato per alcuni, ma non è così. A volte noi pensiamo che Dio sa la sofferenza perché è Dio. Invece sentirmi dire da Dio so perché ho provato. È un amore così grande che è vero, ci costringe. E lo Spirito Santo ha iniziato a parlarmi sulla vita di Gesù. E su dei passi specifici dove Gesù ha sofferto, no? E lo Spirito Santo mi diceva: Gesù ha scelto di coinvolgere la sua anima con l'umanità. Gesù è venuto e ha detto: io annichilisco me stesso, prendendo forma di uomo, come dice la parola, per provare ogni sentimento così, per stare così vicino ai miei figli. E non c'è un sentimento che non abbia provato. E lo Spirito Santo mi parlava proprio su questo. E voglio leggere dei passi con voi così, per leggere insieme. E uno è Luca 13:34, dove Gesù stesso dice: posso? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Questo è un cuore di un padre, non è un cuore di un Dio lontano, è un cuore di un padre che dice quante volte, no? Come genitori, quante volte avrebbero voluto raccoglierci, abbracciarci. E Gesù porta questo esempio e dice: quante volte io avrei voluto raccogliervi, abbracciarvi, ma voi non avete voluto. Questo parla di un Dio vicino, di un Dio che ha voluto immedesimarsi in questo dolore. E poi ancora in Luca 19, al versetto 41, dice: e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. E qui, ogni volta che leggo quando Gesù piange, sconvolge la mia vita. E leggendo tutto il contesto, in quel momento è strano perché Gesù avrebbe dovuto essere felice perché dice che qui lo stanno accogliendo, no? Il popolo lo accoglie dicendo: Osanna, Osanna, benedetto il re che viene. Eppure Gesù è come se non li sta proprio ascoltando. Anzi, lui guarda la città e piange. E questo tocca il mio cuore, no? Perché Gesù sapeva quello che sarebbe accaduto un po' più avanti. Le stesse persone che lo stavano riconoscendo un po' più avanti l'avrebbero rinnegato. E Gesù, conoscendo questo, piange. E lo Spirito Santo mi diceva: vuoi conoscere chi è Dio? Vuoi conoscermi? Guardami. Questa è la vera natura di Dio. Un Dio non lontano, un Dio che ha provato il dolore, semplicemente perché quando tu lo passassi, lui poteva stare lì a dirti:
Io so perché l'ho provato, perché ho deciso di provare quel dolore, ho deciso di starti vicino. E quando io ho conosciuto il Signore ha iniziato a parlare alla mia vita, chiedendomi anche molto specifico di studiare delle varie religioni, no? Perché so che mi serviranno. Ed è strano, più studiavo le altre religioni, i vari dei, più questo mi avvicinava al mio Dio, perché vedevo diversità, proprio unicità, perché in tutte le altre religioni, anche il mondo, no? Vuoi qualcosa? Altri dei dicono, vuoi qualcosa? Allora dammi. Vuoi avere questo? Offri. Vuoi avere una vita buona? Sacrificati. Invece Gesù ha fatto letteralmente il contrario. Ha detto, vuoi la vita? Ti do la mia. Si è dato per dare. Si è dato per darti la vita. Ed è qualcosa che sconvolge. Almeno a me sconvolge. E mi fa avvicinare ancora di più a questo Dio d'amore. E c'è un principio, secondo me, chiaro nella parola di Dio, che dice che Gesù faceva e poi insegnava. E una donna di Dio un giorno mi disse, lo stesso Dio che ha detto ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, è colui che ti ha amato così. E sapere che Dio ha scelto di amarmi con tutta l'anima, pur di sentire dolore, pur di sentire la sofferenza, è qualcosa di stupefacente. È qualcosa che mi rimane a bocca aperta, è qualcosa che mi fa capire davvero la vera natura, chi Dio è. Chi Dio è veramente, questa è la vera natura. Più comprendo questo, più comprendiamo questo, più ci avviciniamo. E poi voglio dirvi che il culmine, come tutti sappiamo, della sofferenza di Gesù fu nel Getsemani, no? E voglio che lo leggiamo insieme in Luca 22. Luca 22, 44, che dice, ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. E ho studiato quello che scientificamente è successo a Gesù. Ora non so bene il termine, io ve lo dico così come lo riesco a leggere. E si chiama ematridosis e spiega proprio quello che Gesù successe, che gli accadde nel Getsemani. Voglio leggervelo perché è molto profondo. E dice, stato molto raro in cui l'uomo suda l'anima. Accade quando una persona sta soffrendo i livelli estremi di sforzo, per esempio quando affronta la propria morte. Intorno alle ghiandole del sudore ci sono vasi sanguigni multipli a forma di rete. Sotto sforzo e ansia i vasi sanguigni si dilatano fino al punto della rottura. L'anima entra nelle ghiandole del sudore e poiché le ghiandole del sudore stanno producendo il sudore, l'anima viene spinta verso la superficie, uscendo sotto forma di goccioline di anima mescolate al sudore e al sangue. Sapere che Gesù ha scelto di provare questo, pur di starti vicino, pur di averti. Lo Spirito Santo mi ha detto chiaramente, Maria, non c'è niente che Gesù non abbia dato per te. Spirito, anima, corpo, pur di averti, pur di stringerti, pur di averti fra le sue braccia. E Dio mi diceva, lui avrebbe potuto compiere il suo mandato offrendo semplicemente la sua vita alla croce e avrebbe comunque riconciliato il mondo a sé. Ma Gesù ha detto no, io voglio sentire il dolore pur di stare vicino a mio figlio, pur passando con lui quei momenti difficili dicendo io so no perché sono Dio, io so perché l'ho vissuto sulla mia pelle. E voglio lasciarvi con Isaia 53 che dice lui è l'uomo dei dolori, conoscitore delle sofferenze, e dice ma egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Lo Spirito Santo mi diceva quando guardo te, quando guardo i miei figli, Gesù è soddisfatto
Gesù è soddisfatto, rifarebbe miliardi di volte quello che ha fatto, sceglierebbe miliardi di volte la sofferenza nel suo intero essere, perché questa è la sua vera natura. E voglio concludere semplicemente con il Salmo 18, che parla delle sofferenze, no? Che Gesù non solo è vicino, ma è colui che ci consola. Lui è il nostro soccorso più di qualunque altra persona al mondo. Il Salmo 18,1 dice: ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio. Il mio scudo, il cono della mia salvezza, il mio alto rifugio. Poi dice: tu infatti sei colui che fa risplendere la mia lampada, l'Eterno, il mio Dio, illumina le mie tenebre. Questo voglio lasciarvi, eh. Vi benedico con tutto il cuore.